La nuova bretella, che ha prodotto una mini rivoluzione nel traffico cittadino nell'area dell'Aquila Ovest, ha bisogno di essere recepita con un po' di tempo, ma già dai primi giorni si vede un netto miglioramento del traffico, dice l'assessore Vito Colonna, che ha raccolto il testimone dai due assessori predecessori, Guido Liris e Vittorio Fabrizi. Qualche correttivo in via Piccinini, con un allargamento della corsia e una nuova viabilità interna per la caserma Pasquali. Ci sta il problema la mattina quando entrano i militari, che ci sono dei controlli alla porta Carraia, allora automaticamente si bloccava un attimo il traffico sulla strada dell'80. Stiamo facendo una bretella, diciamo, parallela alla strada dell'80, dove i militari, arrivando, diciamo, da Viale Corrado IV, si metteranno in questa bretella e non creeranno ancora quel famoso tappo di una volta. A fine maggio i lavori all'anello saranno completati, saranno fatte tutte le opere accessorie, ovviamente sarà rifatto l'asfalto della strada che era già fortemente compromesso. Alcuni commercianti, come si sa, soprattutto quelli delle attività a ridosso dell'anello, si dicono penalizzati da questa scelta e stanno raccogliendo delle firme da sottoporre al comune, che ha voluto ribadire comunque che la segnaletica è solo provvisoria, sarà fatta adeguatamente e ci saranno anche degli attraversamenti pedonali rialzati a sicurezza dei pedoni. Il comune infatti ha voluto ricordare che esiste il limite dei 30 km orari, per cui le macchine che arrivano da via Vetoio sono tenute a rispettarlo. In questi giorni c'è sempre la polizia municipale ad indirizzare gli automobilisti. L'opera è stata avviata e automaticamente bisogna abituarsi a questo nuovo percorso. Io penso che sia stato fatto un miglioramento per la circolazione. Per la questione dei commercianti vedremo alla fine di quest'opera come possiamo aiutarli, mettendo dei limiti di velocità molto bassi. Cercheremo di migliorare sia dal punto di vista della viabilità sia dal punto di vista del commercio, perché dispiace che parecchia gente non riesca a vendere, diciamo, il prodotto come prima.